Molise può uscire dall'isolamento, apriremo le porte del Parlamento alla piccola regione. Cesa e Lotito prendono un impegno importante con gli elettori, mentre l'attore Elio Germano in un video dice: bisogna votare per Unione Popolare, mio nonno a Roma arrestato perché non aveva il permesso di soggiorno. Auto sfonda il guardrail e precipita nella scarpata, incidente mortale nella notte sulla tangenziale nord di Termoli in direzione San Salvo. La vittima è Alberto Guglielmi, aveva 70 anni ed era originario di Miranda. Il vescovo Bregantini ricoverato al Neuromed per accertamenti, seguitemi con le vostre preghiere, il messaggio che arriva da Pozzilli. Welcome Day all'Unimol, questa mattina il benvenuto internazionale a 31 studentesse e 13 studenti stranieri che hanno scelto il Molise per completare il loro percorso di studi. Estate Campo Bassana, l'amministrazione comunale traccia un bilancio positivo, tanti turisti nella nostra città, importante presenza anche al nuovo infopoint turistico. E infine lo sport, gestione dello stadio Romagnoli dal campo basso di Gesuè a quello di Rizzetta. Il sindaco Gravina annuncia che è stato avviato l'iter per il passaggio di consegne. Coppa Italia, l'Isernia supera 2-0 l'Alto Casertano e vola agli ottavi di finale. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione. In apertura lo avete sentito dai titoli, c'è la politica, conferenza stampa questo pomeriggio di Cesa e Lotito, il Molise può uscire dall'isolamento e ancora alla piccola regione, apriremo le porte del Parlamento, questo pomeriggio il bilancio della campagna elettorale dei due candidati del centrodestra, sentite. L'incontro con la stampa per tracciare il bilancio della campagna elettorale, un bilancio positivo, un percorso breve ma intenso che ha segnato i candidati del centrodestra all'uninominale di Camera e Senato, Lorenzo Cesa e Claudio Lotito, che sono rimasti affascinati dal Molise e dalle sue potenzialità, ancora del tutto inespresse, un Molise, hanno detto all'unisono, che ci ha conquistato. Certamente, perché se non si danno delle risposte concrete ai problemi che ha questa regione, così come è stato fatto negli ultimi 5 anni, è difficile che poi i giovani restino. Noi con Claudio abbiamo individuato ormai gli argomenti, avendo fatto un 25 giorni di lavoro, ma ascoltando gli amministratori, le associazioni di categoria, l'associazionismo che è fortissimo in questa regione, le autorità religiose, civili, militari, tutti abbiamo ascoltato e abbiamo chiare le cose da fare. Se uno non migliora la viabilità in questa regione, se non dà risposte ai temi della salute, difficilmente, sono due temi connessi al tema dello spopolamento delle aree interne. Allora, come lo si fa? Attraverso un'autorevole rappresentanza a livello parlamentare a Roma, un'autorevole rappresentanza che non solo faccia il suo lavoro in Parlamento e porti queste questioni a livello parlamentare, ma avrà anche le porte dei ministeri. Per i due catapultati, sempre al centro di polemiche, perché Forestieri, quella del 25 settembre è l'ultima possibilità per il Molise di uscire dall'isolamento. Apriremo le porte del Parlamento, la promessa impegnativa che hanno fatto agli elettori molisani attraverso il microfono della collega Rita Iacobucci. Ecco, quello che noi proponiamo sono cose di buon senso, ma soprattutto non teorie, cose pratiche devono essere messe in atto subito e noi ci batteremo immediatamente, avendo poi probabilmente un governo di centrodestra con interlocutori che noi conosciamo da vecchia data e con i quali non dovremmo fare altro che farli ragionare per far capire che sono cose di buon senso e che in passato la politica è stata totalmente assente. Perché io dico, scusate, questo territorio aveva 4 parlamentari di 5 Stelle che stavano al governo, avevano un parlamentare dell'EU, il cui ministro è Speranza, della sanità, e perché non ha fatto nulla, dell'EU. Allora questo è qualcosa, fa capire il totale disinteresse, non solo, o disinteresse o incapacità, perché secondo me nessuno li conosce, forse conoscono più noi che i parlamentari che sono in essere, questo me lo dicono tutti, e comunque se lo c'erano, come dire, dormivano, perché sono anche gente che dormiva in aula, mentre si approvavano situazioni, addirittura hanno fatto anche provvedimenti contro il Molise, sottoscritto ordini del giorno, ben 14 ordini del giorno contro il Molise e contro le aziende molisane. L'attore Elio Germano si schiera
con Unione Popolare con De Magistris in un video registrato insieme a Hikmet Aslan, ricorda il nonno arrestato subito dopo la guerra, arrestato a Roma perché non aveva il permesso di soggiorno. Sentite. Elio Germano si schiera con Unione Popolare. L'attore molisano lo fa con un video diffuso in rete, divenuto subito virale, nel quale è insieme a Hikmet Aslan, curdo da molti anni residente in Molise e candidato alle elezioni di domenica prossima nel collegio uninominale della Camera. Germano parla del nonno che dopo la guerra si recò a Roma in cerca di fortuna e venne arrestato perché non aveva il permesso di soggiorno. Quando mio nonno è venuto a Roma, siccome era molisano e dopo la guerra è venuto a Roma per cercare che non aveva più niente da mangiare, è stato arrestato perché non aveva il permesso di soggiorno. Quindi questa cosa del permesso di soggiorno era una cosa che anche i molisani sentivano, hanno sentito quando sono venuti a Roma. Oggi questa cosa capita invece alle persone che non sono italiane e che si sentono straniere nella nostra terra, anche se vanno a scuola, anche se sono qua da diversi anni, e lo Stato non riesce a venirli incontro in alcun modo. Per cui per far sì che noi molisani, come dire, non facciamo agli altri quello che abbiamo subito noi, io direi che per queste elezioni bisogna votare Unione Popolare. Unione Popolare c'è anche in Molise e fa le cose fatte per bene, quindi io se fossi il collegio molisano voterei ovviamente Unione Popolare. Grazie. Purtroppo sto a Roma e mi manca tanto il Molise. Ciao. Siamo noi la valida alternativa alla Meloni, alla sinistra, ma anche ai 5 Stelle, così Giovanni Moriello, candidato alla Camera con il partito Italia Sovrana e Popolare davanti ai cancelli di Stellantis. È stato intervistato dal collega Emanuele Bracone ed ha invitato i molisani ad appassionarsi nuovamente alla politica. Tutti i particolari da Samantha Ciarla. Il Partito Comunista Italia Sovrana e Popolare a Termoli davanti ai cancelli della Stellantis con il candidato alla Camera Giovanni Moriello, che si è detto pronto a lottare non solo per gli operai della fabbrica ma per tutti i lavoratori molisani. Non casualmente siamo presenti davanti ai cancelli della Stellantis per dire ai lavoratori che noi ci siamo, che questa è la nostra realtà, il nostro mondo. Noi vogliamo lottare per loro innanzitutto, per ristabilire la dignità del lavoro in Italia, per ristabilire i diritti che i lavoratori hanno perduto e sono stati a cui i diritti che gli hanno sottratto, sia la destra sia la sinistra. Ma non guardi, come coalizione noi non guardiamo soltanto ai lavoratori, ma guardiamo anche a quella classe media. Sì. Di piccoli commercianti, di ristoratori, di artigiani che sono usciti sconfitti dalla globalizzazione, che si sono impoveriti e che hanno dovuto subire il lockdown in questi 2 anni. Non solo lavoro, ma anche istruzione, ambiente e sanità al centro del loro programma elettorale. Noi per quanto riguarda la sanità vogliamo dire che è una vergogna, uno scandalo che le aziende sanitarie private si sono ingrandite, si sono arricchite proprio mentre declinava la sanità pubblica, casualmente, anche con connivenze di carattere politico. Siamo la valida alternativa al centrodestra della Meloni, alla sinistra ed anche al Movimento 5 Stelle, ha proseguito il candidato, invitando i molisani ad andare alle urne. Invitiamo anche i cittadini molisani il 25 settembre a non darla vinta agli altri, ad appassionarsi di nuovo alla politica, perché la politica è importante. Un voto dato a noi è un voto anche per i servizi, per la sanità e per la scuola in questa regione che manca di tutto in pratica. E poi ovviamente siamo alternativi, tanto alla Meloni quanto a Sinistra Italiana. Anche al Movimento 5 Stelle. Anche al Movimento 5 Stelle, tutto l'arco parlamentare, noi siamo proprio fuori da questo sistema politico ed economico. Siamo alla cronaca, auto sfonda il guardrail e precipita nella scarpata, incidente mortale nella notte sulla tangenziale nord di Termoli in direzione San Salvo. La vittima è Alberto Guglielmi, aveva 70 anni ed era originario di Miranda. Sentite.
Un volo di diversi metri, poi lo schianto, è morto sul colpo Alberto Guglielmi, pensionato, settantenne, originario di Miranda, ma residente a San Salvo, precipitato con la sua auto nella tarda serata di ieri dopo aver sfondato il guardrail sulla tangenziale nord di Termoli. L'uomo, che viaggiava in direzione San Salvo, al chilometro 6 dove sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale, avrebbe perso il controllo della Fiat 16 su cui viaggiava, finendo contro la barriera in cemento che delimita la carreggiata nel tratto di cantiere aperto dall'ANAS per il rifacimento dei piloni del ponte. Dopo l'urto violentissimo, l'auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata nella scarpata. Per il settantenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il 118 Molise con i volontari della Misericordia di Termoli, polizia stradale e carabinieri, oltre agli operai dell'ANAS. Il corpo del settantenne è stato recuperato in nottata. Dopo il nulla osta alla rimozione da parte del magistrato della Procura della Repubblica di Larino, che ha avviato gli accertamenti del caso. Il mezzo su cui viaggiava è stato sequestrato per rilevare eventuali avarie. Arrestati a Termoli in flagranza di reato dai carabinieri due ladri di autoveicoli. Si tratta di un 41enne ed un 34enne di San Severo che dovranno rispondere dei reati di furto aggravato, danneggiamento, riciclaggio e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Le persone fermate viaggiavano a bordo di un'auto sospetta che presentava la targa alterata con un pennarello. A seguito di un minuzioso controllo è poi emerso che l'autovettura risultava oggetto di furto, ma non ancora denunciato dal proprietario, perché avvenuto poco prima a Vasto, dopo i rilievi ed accertamenti del caso, l'auto è stata restituita al legittimo proprietario. Carissimi sacerdoti, diaconi e fedeli tutti, vi comunico che per accertamenti devo ricoverarmi in ospedale alla clinica Neuromed. Così, in una lettera inviata ieri al clero e ai fedeli, l'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini, prima del ricovero all'istituto neurologico Neuromed di Pozzilli. Il motivo, si legge ancora nella lettera, è un controllo sanitario necessario dovuto all'uso di un medicinale che assumo da tanti anni, indispensabile per il cuore. Prendete contatti con il vicario generale per le varie urgenze. Si tratta di alcuni giorni, come speriamo. Seguitemi con le vostre preghiere e ancora grazie in comunione di intenti, vostro pastore. I morti di Covid in Molise, la procura stralcia parte dell'inchiesta, nuovo filone di indagine dopo l'opposizione all'archiviazione da parte del comitato presieduto da Francesco Mancini. I familiari delle vittime contestano la mancata attivazione delle procedure cross e problemi sul funzionamento dell'impianto di ossigeno. Il 4 gennaio 2022 la procura aveva avvisato le persone offese, tra cui il Comitato Verità e Dignità per le vittime Covid, della richiesta di archiviazione. Sia Camilla Caterina che il Comitato delle Vittime si sono opposte. La procura, vista l'opposizione del comitato, ha deciso di riconsiderare le argomentazioni sostenute dagli avvocati Iacovino e Ruggero e ha stralciato la questione dell'ipotizzato omicidio colposo, incardinando separato e autonomo procedimento anche al fine di valutare il perché della mancata attivazione della procedura cross. All'udienza davanti al GIP del 20 settembre era presente solo Francesco Mancini, quale parte offesa, rappresentato dall'avvocato Vincenzo Iacovino, che ha difeso le ragioni spiegate nell'atto di opposizione. Dopo oltre due ore di discussione il GIP si è riservato ogni decisione, nonostante ci sia da aspettare la decisione del giudice, ha fatto sapere lo studio legale. Il comitato ha espresso soddisfazione già per il fatto che le indagini vadano avanti. Dal 1 ottobre prenderanno servizio tre medici cardiologi presso l'ospedale di Termoli e uno presso quello di Isernia. I medici sono arrivati a seguito dell'attività di reclutamento del personale attuata dall'ASREM, che ha indetto una serie di concorsi. Da febbraio 2020 ad oggi, ha spiegato il direttore generale Oreste Florenzano, sono state effettuate 96 procedure
concorsuali a tempo indeterminato che hanno consentito il reclutamento di 229 nuovi dipendenti. Inoltre, tramite le 86 procedure a tempo determinato, sono state reclutate ulteriori 494 figure professionali da impiegare negli ospedali. Questi numeri, oltre 700 assunti, osserva, ci hanno consentito di rimpinguare gli organici e di fronteggiare i pensionamenti e le cessazioni di rapporti che si sono avuti nel corso del tempo. Ed ora i numeri relativi al coronavirus con l'ultimo bollettino diffuso dall'azienda sanitaria regionale del Molise. Ci sono due ricoveri in malattie infettive ma anche una dimissione, e attualmente ricoverati sono 6 al Cardarelli di Campobasso, 110 i nuovi contagi, 7 al tampone molecolare, 103 positivi al tampone antigenico su 605 esami processati con tasso di positività al 18,1%, 68 i guariti, 3.571 gli attualmente positivi. Cambiamo decisamente argomento. Welcome Day all'Unimol. Questa mattina il benvenuto internazionale a 31 studentesse e 13 studenti stranieri che hanno scelto il Molise per completare il loro percorso di studio. C'eravamo anche noi, sentite. Nei loro occhi traspare l'emozione di chi sta per vivere una nuova esperienza, un'esperienza formativa e per certi versi irripetibile. 31 studentesse e 13 studenti saranno ospitati dall'Università del Molise nell'ambito del progetto Erasmus e frequenteranno il primo semestre o l'intero anno accademico partecipando a diversi corsi di studio Unimol, dalle discipline umanistiche a quelle scientifiche. Per me è veramente importante di imparare le lingue e quindi sono qui in Italia. Questa mattina l'Erasmus Welcome Day Unimol, la giornata di benvenuto dedicata alle studentesse e agli studenti stranieri giunti in Molise per un periodo di mobilità da trascorrere all'Unimol. Una giornata importante non solo perché testimonia la ripresa dei flussi di mobilità studentesca dopo le difficoltà degli ultimi due anni, ma ancora di più per il suo elemento inclusivo di spicco, di valore aggiunto. Unimol apre le porte ai suoi studenti internazionali. Dare loro il benvenuto il rettore Luca Brunese ed i prof Claudio Colombo e Giovanni Maddalena, delegati per l'internazionalizzazione, mentre la professoressa Giuliana Fiorentino, direttrice del Centro Linguistico di Ateneo, ha illustrato le modalità per seguire eventualmente un corso di lingua italiana. Come noi siamo stati accolti nelle facoltà dell'estero, anche io vorrei dare questo contributo qui per aiutare le persone che sono per arrivare e che verranno, per dare al massimo quella che è l'esperienza che da vivere qui a Campobasso come hanno fatto con me all'estero, quindi è una cosa importante da cercare da portare avanti. Una prima occasione dunque per conoscersi, un primo incontro per ottenere la matricola, conoscere gli spazi universitari e dialogare con colleghi e personale amministrativo per iniziare un nuovo percorso che si spera possa essere proficuo ed entusiasmante. Allora ci occupiamo dell'estate campobassana perché l'amministrazione comunale questa mattina ha tracciato un bilancio assolutamente positivo, tanti turisti nella nostra città, importanti presenze anche al nuovo infopoint turistico, hanno detto il sindaco Gravina e l'assessore alla cultura Paola Felice, li ha intervistati Alessandro Adamo, sentite. Attività culturali realizzate nella città di Campobasso nel periodo estivo, il comune capoluogo di regione traccia il bilancio. Un'estate iniziata con l'evento di punta del Corpus Domini, il primo realizzato dall'amministrazione pentastellata. Un bilancio positivo, tante le presenze in città, eventi mirati anche per i più giovani. Abbiamo, tra l'altro, per noi è stata la prima volta che abbiamo organizzato il Corpus Domini perché, insomma, sapete le note vicende, abbiamo dato in continuità con quello che era poi, diciamo così, quello che era stato diffuso durante la campagna elettorale, crediamo un'impronta diversa, è l'inizio di un nuovo percorso che speriamo insomma possa connotare anche le scelte future, anche delle prossime amministrazioni, ed è un risultato che poi è stato come dire, premiato dai numeri, dai fatti. Significa tra l'altro programmare la cultura autofinanziando il cartellone, quindi non pesando ulteriormente
ulteriormente su quello che è il bilancio comunale, tra l'altro senza aiuti da parte di altri enti, immagino insomma la regione, e questo è importante perché Campobasso credo abbia fatto appieno il suo ruolo di città capoluogo, creando ed essendo appunto centrale proprio nell'offerta culturale per tutta la regione. Quest'anno per la prima volta i concerti sono stati spostati nell'area dello Stadio Romagnoli, un'esperienza che potrebbe ripetersi anche il prossimo anno. Purtroppo siamo orfani della squadra in Serie C, però i lavori sono praticamente quasi completati, quindi avremo un ulteriore tassello che tra l'altro ci aiuterà anche a sostenere i costi dell'amministrazione, perché sono stati investiti dei denari, quindi è chiaro che anche lo Stadio Selvapiana dovrà produrre in qualche modo un reddito per autosostenersi, e quindi anche quello è un ulteriore tassello. 14.000 spettatori complessivi ci aiuterà ancora di più ad attrarre eventi nei cartelloni di artisti a livello nazionale. Altra novità di quest'anno, l'apertura dell'infopoint turistico, che ha registrato nei mesi estivi oltre 1.100 ingressi tra presenze ed online. Abbiamo registrato oltre 1.000 accessi diretti, quindi persone, in particolare turisti, che si sono recati fisicamente presso l'infopoint per avere notizie sulla città, per ritirare materiale, quindi guide turistiche, mappe o anche i programmi degli eventi che mettiamo in campo. L'ufficio rimarrà aperto, da ottobre seguirà un orario ridotto. Cioè abbiamo calendarizzato le aperture ovviamente in funzione di quelli che pensiamo siano i flussi turistici nella nostra città, quindi poi ci sarà un orario più esteso a dicembre, un altro orario più esteso durante le festività pasquali, per poi riprendere diciamo nel periodo estivo a pieno ritmo come adesso. Bene, vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per giovedì 22 settembre. Un flusso di correnti fresche da nord mantiene attiva una variabilità su Molise, con annuvolamenti alternati a schiarite e qualche breve locale pioggia tra notte e mattino. Temperature in lieve diminuzione con massime sino a 21 gradi, venti deboli o moderati dei quadranti settentrionali, mare mosso. Diamo adesso uno sguardo alle temperature. Campobasso 7 la minima, 17 la massima, Isernia 8-19, Termoli 16-19, Venafro 9-21 gradi. È tutto con questa edizione, ora linea alla regia, consigli per gli acquisti, restate con noi tra pochissimo, la pagina sportiva. Siamo allo sport, iniziamo con il calcio di eccellenza, perché il comune di Campobasso ha avviato l'iter per la consegna dello stadio Selvapiana al Campobasso 1919. Ne abbiamo parlato questa mattina con il sindaco Roberto Gravina, intervistato da Alessandro Adamo. Dopo una verifica dello stato dei luoghi che l'amministrazione comunale ha potuto effettuare insieme ai rappresentanti della società Città di Campobasso, è stato avviato l'iter per la riconsegna della struttura al comune. Dopodiché l'amministrazione provvederà ad affidare la struttura a Campobasso 1919, dunque da Gesuè a Rizzetta, sperando in un lieto fine. Le condizioni di mantenimento dell'intera struttura di Selvapiana, come hanno avuto modo di appurare i tecnici comunali, sono buone, ha dichiarato il sindaco Roberto Gravina. Guardi, ieri abbiamo effettuato un sopralluogo, in questo sopralluogo abbiamo accertato un po' lo stato dei luoghi e riteniamo che la condizione complessiva sia buona. Ci sono degli interventi da effettuare sul campo di gioco, però insomma crediamo che nell'arco di 20 giorni al più si possa effettuare la consegna formale alla nuova società per poter disputare le partite di eccellenza nell'impianto di Selvapiana. Questo a prescindere dal verdetto di domani.
Ma guardi, credo che sarebbe abbastanza folle immaginare che quand'anche dovesse andare insomma, nel modo sperato da parte della società, non c'è più nulla, nel senso che non mi risulta che ci sia una squadra, non mi risulta che ci sia nulla, quindi sarebbe una scatola vuota, e riteniamo che tra l'altro in virtù proprio del nostro del contratto di concessione ci siano le condizioni per poter riprendere il possesso dell'impianto. Ancora il calcio, ancora l'eccellenza, gara di Coppa Italia questo pomeriggio tra Isernia ed Alto Casertano. Ha vinto la formazione di Pierluigi De Bellis per 2-0 in gol Mingione al minuto 51 e allo scadere Lander Ercolano. Gara nervosa con 4 espulsi, in Bimbo, Negro, Mancino e Pesce sono finiti anzitempo sotto lo spogliatoio. Isernia qualificata agli ottavi di finale, dove affronterà il Boys Vairano. Gli altri accoppiamenti: Boiano Aurora Oruri, Campomarino Trivento, Ripa Limosani Polisportiva Fortore, Campobasso 1919 Real Guglionesi, Sesto Campano Venafro, Pietra Monte Corvino Aurora, Alto Casertano, Virtus Gioiese Turris. Ed ora ci occupiamo di podismo. Domenica 2 ottobre torna la Corrisernia, quest'anno novità di rilievo in ambito femminile con la creazione del Miglio Rosa. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel prossimo servizio curato da Nicola De Santis. Agostino Caputo, presidente della NAI. Il 2 ottobre, 18ª edizione della Corrisernia, come vi state preparando? E come al solito, chiaramente un evento molto importante, molto complesso. Diciamo che siamo a buon punto, quindi con un grosso lavoro che stiamo a fare nelle scuole innanzitutto, che il Corri la Scuola è l'evento a cui teniamo di più per promuovere lo sport nella scuola, e quindi dall'infanzia alle superiori. Chiaramente tutto questo ci viene grazie alla collaborazione che abbiamo avuto, ecco, il patrocinio che abbiamo avuto dal comune di Senni, quindi ringrazio il sindaco e la giunta per aver patrocinato l'evento, e quindi chiaramente per un buon contributo, con la regione Molise assessorata allo sport, chiaramente per il bando sport e turismo quale abbiamo partecipato. Ringrazio a tutti i partner commerciali, che grazie a loro che riusciamo a fare questo evento che quest'anno si arricchisce di un'altra novità importante: il Miglio delle Donne. È una gara sempre a invito, solo per donne, riservata a donne, atlete assolute, quindi che verrà la partecipazione di alcune atlete che hanno partecipato di recente ai campionati europei e alle Olimpiadi, quindi sarà il Miglio che è sempre su corso Garibaldi. Dopodiché ci sarà l'Americana. Chiaramente tutto avviene dalle 16 a Piazza Stazione domenica 2 ottobre, dove si comincerà con la gara amatoriale competitiva di 9 km, sono 3 giri da 3 km, si accoderanno coloro che parteciperanno alla gara di non competitiva di 3 km, quindi un solo giro, con la corsa a 6 zampe. È importante per le iscrizioni alla non competitiva che la quota parte di iscrizione andrà alle associazioni che hanno presentato il progetto Charity Program. E chiudiamo lo sport occupandoci di futsal. Il commissario tecnico della nazionale italiana Massimiliano Bellarte, il responsabile tecnico delle nazionali giovanili maschili di basket Andrea Capobianco ed il professor Germano Guerra, delegato allo sport del rettore dell'Unimol Brunese, saranno questi i protagonisti delle cliniche Città di Campobasso in programma a fine mese al Pala Unimol. Francesco Presutti ne ha parlato proprio con il professore Guerra. Sentite. Professore, anche quest'anno importantissimo questo quadrangolare, siamo alla quarta edizione ormai. Sì, è evidente che la città di Campobasso ospita manifestazioni di livello elevato da parecchio. Noi come futsal e come CUS Molise siamo da sempre in prima linea per quanto riguarda l'organizzazione di eventi di questo genere. Come state vedendo, il livello è altissimo, il pubblico si diverte e quindi il risultato è raggiunto. Ecco, poi il 30 settembre ci sarà il Clinic, un appuntamento con ospiti di grande spessore, ovviamente c'è anche lei. Sì, effettivamente quest'anno abbiamo dovuto disaccoppiare l'evento sportivo dal Clinic di formazione per motivi di organizzazione.
abbiamo il mister Bellarte, abbiamo il coach Capobianco che confronteranno futsal e basket dal punto di vista di quello che è l'organizzazione federale delle nazionali di cui sono stati e sono protagonisti, e per quanto mi riguarda cercherò di fare un piccolo richiamo sugli stili di vita adeguati nello sport e quella che è la prevenzione dello sport che noi facciamo come sempre come medici sportivi. Ecco, è bello vedere diciamo in questo palazzetto, ma diciamo in generale, no? Persone senza la mascherina, però credo, professore, che non bisogna assolutamente abbassare la guardia, non sappiamo cosa ci aspetta quest'autunno. Sì, infatti io l'ho tolta per l'intervista, ma tendo nei luoghi chiusi a mantenerla e invito tutti quanti possibilmente a farlo, pur considerando il fastidio che arreca. La pandemia non è alle spalle, diciamo che in questo momento è di lato e dobbiamo capire se la lasceremo alle spalle o non auspicabilmente la troveremo ancora come compagna pericolosa di viaggio. Assolutamente io sono favorevole alla vaccinazione, al booster vaccinale e a tutti quei comportamenti che ci consentiranno di vivere in una maniera leggermente diversa, ma comunque ormai sostanzialmente abbastanza vicina a quella che era la nostra vecchia normalità. Qualcuno dice, professore, negli anni a venire dovremo convivere con questo virus e con le varianti. Sì, è molto probabile, in realtà è difficile dirlo, la scienza non si lancia in ipotesi troppo azzardate. I virus possono diventare, come quelli influenzali, sostanzialmente compagni di viaggio, poco diciamo pericolosi, anche se in realtà i numeri finali delle morti per virus influenzale dei soggetti suscettibili non sono molto dissimili a quelle del Covid. Quindi in realtà si tratta soltanto di fare in modo che soltanto una fetta molto molto limitata sia veramente a rischio. Un'ultima cosa, questa regione ha tanti problemi, uno dei principali è lo spopolamento, a volte mi viene da pensare e di dire anche meno male che c'è l'Unimol. Allora sicuramente il fatto di avere l'università, i corsi a numero programmato, attira gioco forza persone da, diciamo, fuori regione. In questo senso noi svolgiamo appieno il nostro compito e speriamo anche che, per quanto mi riguarda, che sono il direttore del Dipartimento Medico e quindi spingo sulla leva sanitaria, sia proprio la leva sanitaria a far tornare dei professionisti molisani verso la propria regione e perché no provare a attirare anche professionisti che in qualche modo sono venuti qui, si sono trovati bene e permangono. Bene, ed è tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.